Una sanità disastrata, un disavanzo monster di 560 milioni di euro, aliquote regionali più alte d'Italia, a fronte di servizi scadenti, risultati ottenuti in quasi 15 anni di commissariamento, anni in cui il Molise non ha toccato palla, spiega Massimo Romano nel corso della conferenza stampa convocata per spiegare le ragioni che lo hanno portato ad avanzare la proposta di deliberazione di Consiglio regionale di annullamento in autotutela della delibera numero 36 del 2023 concernente il piano di rientro dal disavanzo di amministrazione. Il ragionamento del consigliere regionale di costruire democrazia non fa una piega. Il debito passato da 60 a 560 milioni di euro lo hanno creato le varie strutture commissariali nominate dai vari governi e dunque a pagare non devono essere il Molise e i molisani, ma lo Stato. Purtroppo da parte della Regione continua ad esserci una inerzia rispetto a un tema che a nostro avviso continua ad essere il tema dirimente. 15 anni di commissariamento, un disavanzo che anziché essere ridotto è aumentato, i ministeri che avrebbero dovuto vigilare evidentemente si sono distratti, i costi della mala gestio in materia sanitaria in particolare non possono pagarli i cittadini in termini di maggiori tasse e servizi che purtroppo, come evidenziano anche alcune trasmissioni nazionali, sono sempre più scadenti. Per queste ragioni, nell'inerzia della giunta regionale, noi ci siamo fatti carico di presentare una proposta di delibera che rimette in fila le responsabilità. A pagare devono essere i soggetti istituzionali che, anziché risolvere il problema, lo hanno creato o addirittura lo hanno aggravato. Che fine ha fatto il famigerato decreto Molise che avrebbe dovuto ripianare i debiti della piccola regione, dice sarcasticamente Romano, che vede nell'azzeramento del disavanzo da parte dello Stato l'unica soluzione per uscire dal guado. E se questo non accadrà, diciamolo chiaramente, la regione è tecnicamente fallita, come purtroppo hanno comprovato da ultimo anche le statuizioni della Corte dei Conti. A nostro avviso questa è una modalità per poter risolvere il problema e restituire ossigeno a una regione che altrimenti è assolutamente morta. Quindi se questo debito si è accumulato e da 60 milioni di euro è arrivato a 560, di questi 500 milioni di euro qualcuno dovrà farsene carico, chi? L'organo che lo Stato aveva messo